Che giornata di merda, meno male che ho ricevuto un proiettile da un'arma di 90 anni fa, il braccio è guarito perfettamente. Kiria, mi spieghi cos'hai? Manco quella volta che un ragazzo ti aveva friendzionata stavi così. La mia vita è rovinata. E vedi di migliorarla entro stasera, perché domani ci aspetta un'altra durissima giornata. Ora tutto ciò che mi resta da fare è andare a letto e farmi una bella dormita. Per quale fottuto motivo c'è un cazzo di buco vicino al mio bunker? Oh, guarda un po' chi c'è, non sono per niente sorpreso che sei tu. Ah, la mia verginità labbra lei. Ah, grazie a Dio era solo un incubo, anche se purtroppo è successo davvero. Kiria, ma porca troia, ho capito svegliarsi presto la mattina, ma questo mi sembra un po' troppo. Scusami Nerad, è che devo ancora riprendermi da un trauma subito ieri. Mi sa che sono incinta. Giorno ragazzi, anche oggi ho trovato una base, e anche oggi vi ho riportato Fadok, però non capisco per quale motivo è così spaventato. Io lo so benissimo. Davide, dove hai trovato la base? Beh, so che non ci crederete, ma era proprio sotto il mio bunker, grazie al buco generato da Fadok ci ho dato un'occhiata ed è effettivamente una base dei mantelli neri. Visto Kiria, quel bacio alla fine è servito a qualcosa. Ti chiedo scusa. Se si tratta di una sola base, è meglio se andiamo tutti quanti insieme. Ragazzi, sentite, vi dovrei dire una cosa. I supercomputer sono davvero troppi, e non ce la faremo mai a distruggerli tutti prima che Ubicatirar distruggi la Terra. Quindi, dobbiamo assolutamente distruggere il supercomputer centrale. E dove si trova? Sulla nave spaziale di Ubicatirar. Cosa? Sulla nave di quel mostro? Sì, avete capito bene, se riusciamo a distruggerlo però, Ubicatirar non potrà fare più nulla, quel computer ha richiesto anni per essere costruito. Ho capito, ma è impossibile riuscire a raggiungere la sua nave spaziale. E se anche ci riuscissimo, non è detto che ne usciremo vivi da lì. Ragazzi lo so, però forse i mantelli neri hanno nelle loro tante tecnologie, forse ne hanno qualcuna che ci permetterà di raggiungere la loro base. E le Iesh? Ma se riuscissimo a raggiungere la nave spaziale? Sì. Se Ubicatirar ci incontrasse, tu cosa faresti? Mi hai detto che tu non avresti alcuna possibilità contro di lui. Sentite, non c'è tempo da perdere, più parliamo, meno sono le probabilità di salvare l'umanità, muoviamoci. Maestro, ha ricordato quella cosa? Certo, il nome di questa mia vecchia amica fra virgolette. Ah, una sua vecchia collega che possiede il suo stesso potere. Quante volte mi ha fatto arrabbiare quella lì, pensava solo a mangiare dolci e a provarci con me, davvero uno spreco di Uchuriyoku. Sarà parecchio sorpresa quando mi vedrà come l'essere più potente dell'universo, e lo stesso vale per quegli altri idioti. Intanto, direi che sia giusto contattare il nostro amico. Riesci a sentirmi? Sì, la sento forte e chiaro. Volete sapere la situazione? Sì. Sono sempre stati loro. No, stia tranquillo, non sanno nulla di me. Sì, sto preparando tutto. Arrivederci, maestro Ubicatirar. Perfetto. Tutto sta andando secondo i piani. Ora è Jofon. Vai, e metti a tacere e lei esce una volta per tutte. Certo maestro, tornerò qui per l'ora di pranzo. Quindi io dovrò andare con Kiria e l'albanese e tu con Fadok e Nerad. Sì tesoro, voglio che tu vada d'accordo con Davide, penso che ti ho dato già abbastanza ricompense. In effetti di questo non mi posso lamentare. Ah, ma dov'è Nerad? No aspetta, mi stai dicendo che c'erano dei fottuti dolci dentro la valigia? Esatto Leo, mi spieghi questa tua stronzata. Allora, sono sincero, là dentro avevo messo delle armi della prima guerra mondiale, però ti posso giurare sul mio amore per la saga di Metal Gear Solid che di sti dolci io non so niente, chiederò al mio collega Xalkas se ne sa qualcosa.
Appena torneremo a Napoli, continueremo meglio la nostra discussione. Lasser, mi spieghi per quale cazzo di motivo siamo in una foresta merdosa? Omino, ti basta sapere che quella pazza psicopatica di Merdeyesh ci ha mandati di nuovo a fanculo. E ti pareva, quando stavamo per vincere puntualmente il destino ci manda a puttane. Omino resisti, adesso scendo giù e ti prendo a volo. Ok Lasser, fai pure, tanto io non cadrò mai, o cazzo! Ragazzi, finalmente vi ho ritrovati. Dove eri finito? Piuttosto voi dove eravate finiti? Vi ho persi di vista all'improvviso. Comunque ho due brutte notizie. La prima è che le spie purtroppo sono morte e abbiamo la registrazione in diretta della loro morte. Sta succedendo? Niente di che, semplicemente vi sto solo eliminando dall'esistenza. Ah, mi ero confuso, non sarà una morte rapida e indolore, ma lenta e dolorosa. Brutto figlio di puttana, tu non puoi farci questo. Vi comunico che non esiste nulla che il grande Ubicatirà non possa cancellare dall'esistenza. Fitto, oramai è finita per noi, ti voglio solo dire che sei stato il mio migliore Poveri soldati, mi chiedo come abbia fatto quel figlio di puttana a scoprirli. Infatti, me lo chiedo proprio, qual è la seconda notizia? Allen non è tornato a casa con il sistema di teletrasporto, i nostri uomini hanno mentito al nostro capo per non farlo preoccupare, solo che ora è incazzato nero e vuole che noi tre lo ritroviamo a tutti i costi. Vabbè, tanto oramai, non è che abbiamo molto da fare, anche se eliminiamo i coglionazzi, quello stronzo con la boccia di vetro e quel pezzo di merda del suo assistente sono invincibili, per colpa di quella merda di Egon Stronz ho perso contro quel tizio con l'aquila albanese, poiché mi faceva male la mano. Fanculo. Bene ragazzi, il primo che trova il supercomputer ci contatta, e già che ci siete, vedete se riuscite a trovare qualche strumento per raggiungere la nave spaziale. L'abbiamo rimessa in sesto. Come si sente signor Kursan? Secondo te come cazzo mi posso sentire? Non ho più un fottuto braccio, e dovrò restare su questa schifosa sedia a rotelle per il resto della mia merdosa vita. Siamo desolati, più di questo non abbiamo potuto fare. In ogni caso, lei non deve lasciare l'ospedale per nessuna ragione al mondo. Il paese è sotto attacco e temiamo un'invasione anche di questa piccola zona. Vaffanculo, io voglio uscire, dove cazzo è Davide? Chi sarebbe questo Davide? Il fottuto sergente maggiore, devo trovarlo porca troia, e poi devo fare il culo a quel cazzone di merda che mi ha ridotto così, porca puttana puttanissima bastarda di merda. Signor Kursan, ma lei sta delirando. Il cazzo, fanculo il culo affinché quest'ultimo dica culo del culo di un culo XD e XD. Mi sa che nell'incidente, sono stati riportati anche dei danni al cervello e non ce ne siamo accorti per curare le ferite più gravi. Fadok, ma mi spieghi come cazzo ti è saltato in mente di baciare Kiria? Lascia stare Nerad, preferisco non parlare mai più. Tu vuoi molto bene a Kiria, giusto Nerad? Beh, devo essere sincero, le voglio davvero molto bene, lei è l'unica che sin dalle elementari mi trattava da amico. Beh, non è che oltre l'amicizia, c'è pure qualcos'altro? No, fra me e Kiria non c'è niente, è in tutta la mia vita. Io non mi sono mai innamorato di nessuna. Ti ho solo fatto una domanda, mi dispiace molto per Kiria, che ha perso Pier Puzzi, quindi pensavo che magari con te potrebbe essere felice. No. Io non sono innamorato di Kiria, né di nessun'altra, per me l'amore vale quanto una moneta da 0 centesimi, cioè che non esiste. Madonna Kiria, non puoi davvero immaginare quegli albanesi cosa mi hanno fatto passare? Mi hanno ergastolato solo per il mio nome. E infatti, gli albanesi sono tutti stronzi. Ti rendi conto che io sono albanese? Allora sei uno stronzo. Ma che cazzo ti è presa? Perché sei diventata anche tu una cazzo di razzista nei confronti degli albanesi? Ragazzi, ma che succede? La tua ragazza mi sta rompendo i coglioni. Guarda che lei non è la mia ragazza, è solo un'amica. Solo. Amica. Mi ha ufficialmente friemzionata. Ma il fottere con gli albanesi XD. Amico, so bene come la pensi, ma ora è meglio collaborare. Con quella pistoletta non so quanto sarà utile.
Grandissimi figli di Troia, fateci uscire. La vostra esistenza è una mancanza di rispetto nei confronti del grandissimo Ubicatirar, imperatore di tutti gli universi. Porca puttana, ma perché cazzo non ero stato a sentire mio padre quando mi propose di andare in Francia? Invece sono rimasto in questo fottuto paese di merda, mi sento proprio un coglione. Allen, siamo noi, dove sei finito? Niente da fare, lo stiamo cercando da 2 ore ma niente. Tranquillo Lasser, ho la soluzione. Allen O'Neill, non lo troveremo mai. Ragazzi, siete voi. Visto, funziona sempre. Era meglio se non funzionava. Allen, siamo felici che sei ancora vivo, ma perché sei senza pantaloni? Beh, il sistema di teletrasporto ha teletrasportato solo i miei pantaloni, inoltre non ho più il mio M60 e Gregor è morto. Lo sappiamo purtroppo, adesso è tempo di uscire, dobbiamo raggiungere immediatamente... Oh cazzo! Dove pensavate di andare, figli di puttana? Non so i miei pugni quanta efficacia potrebbero avere contro quell'armatura. È la fine cazzo, è stato un piacere lavorare con voi. Ma che cazzo! Finalmente. I super soldati. Oh merda, ma com'è possibile? Si tratta del potere di un Ubicatirar. Arrivi un po' in ritardo. Chiedo scusa, ma meglio tardi che mai. Non ci posso credere, per una volta la fortuna è stata dalla nostra parte, che sia benedetto il grande Vladimir, presidente della grande Ucraina. Pierpuzzi mi ha salvato la vita, mi sono bagnata. Oddio come ti sei tagliata. Ma porca troia, spara quel cazzo di colpo nuovo. Madonna, ho salvato un albanese. Hai seriamente rotto il cazzo? Leviamoci da qui prima che ne arrivino altri. Toglimi una curiosità, ma perché cazzo stai usando una pistola sovietica di 70 anni fa? Purtroppo l'industria militare di Loquendo City è talmente debole che ci siamo fatti prestare delle armi dall'Unione Sovietica. Ma l'Unione Sovietica è caduta nel 1991? Appunto. Ancora niente mantelli neri in vista. Nerad, giusto per sapere, hai fratelli? Ho una sorella minore, che però non vedo dal 30.000 avanti Cristo. Tu? Ho un fratello e una sorella gemelli, nati nel 1981 e sì, anche loro hanno questi dannati poteri. Uchuryo Kuru. Oh cazzo! Resistete. Osa toccarmi dove non devi, e ti lascio andare. Madonna santa, fottuti mantelli neri. Ti hai chiamato? Ora vi ammazzo tutti. Oh guarda, un supercomputer. Allora beccateli un super pugno di Zeus. Ma cos'è stato? Ragazzi, siete voi? Nerad, finalmente cavolo. Abbiamo distrutto un supercomputer, anche se comunque, non servirà molto visto che si deve distruggere il supercomputer centrale se vogliamo salvare la Terra. Ma perché non sono rimasto in Albania? Almeno prima di morire ho baciato una ragazza. Sembrava strano come non mi avessi ancora ricordato quella porcata che hai fatto ieri. E sembrava strano come non mi avessi già dato un calcio. Salto schifoso nuovo. Scusa Nerad se non ho preso pure te. Fa niente, aia che male. Notare che nessuno se ne importa di come sto io. Qui non si vede un cazzo, porca puttana. Tranquilli, c'è un generatore, lo alimenterò con la mia corrente. Ah sì giusto, tu puoi anche alimentare tutto grazie alla corrente che hai nel corpo. Mai pagata una bolletta della luce in vita mia. Posso anche assorbire elettricità e potenziare le mie capacità, più volte assorbisco più divento potente, anche se per un breve periodo. Bene la luce c'è, adesso meglio se cerchiamo qualche strumento utile per raggiungere la nave spaziale. Personalmente, mi sono rotto i coglioni, preferirei tornare a casa. Se lo fai, ti perderai il mio spettacolo. Oddio, ma chi cazzo era? Di chi era quella voce? È lui.
Egiofona. Beh, è un piacere fare la vostra conoscenza. Sei Egiofon, giusto? Bravissimo, sono io, mi fa piacere che sono così famoso, e Leiesh vi avrà parlato molto di me. È un vero onore conoscerti, e Leiesh, sai, il mio capo non fa altro che parlare di te. Tranquillo, fra poco non lo sentirai più. Pensi davvero di potermi sconfiggere? Mi sottovaluti troppo. Anche tua madre sottovalutava spesso il nemico, tuo padre invece era più calmo e ragionevole, davvero un uomo di classe. In ogni caso, teoricamente, sono stato mandato qui da Ubika Tirar in persona per ucciderti, però facciamo un accordo. Lascia perdere tutto, tanto la terra fra poco non esisterà più. E tu e i tuoi amici non potrete fare nulla per impedire che ciò accada. Non lascerò mai perdere. Tu sei comunque l'assistente dell'essere che ha ucciso i miei genitori, e quindi come tale non posso accettare la tua sola esistenza. Morirai Egiofon, ti farò vedere chi sono veramente. Lo farò per voi. E anche per i miei genitori. Che discorso commovente. Mettiamo il caso che tu riesca a sconfiggermi, dopo che farai, non hai mica intenzione di andare ad affrontare Ubika Tirar. Un essere inutile come te, non avrebbe alcuna speranza contro l'imperatore degli universi. Zitto, non offendermi. Madonna, l'unica cosa che non accetto del maestro Ubika Tirar, è che non ha eliminato i tuoi inutili genitori già all'epoca, così non sarebbe mai nata una mocciosa come te. Ora basta, ti sei condannato a morte, muori. Ma... è velocissimo. Che te ne pare? Ah, non pensare nemmeno di lanciare qualche attacco pesante, questa è una fabbrica di esplosivi, se sbagli qualcosa, tu e i tuoi amici morirete, io invece riuscirò a sopravvivere grazie al teletrasporto. Non ci posso credere, e Leiesh non è riuscita a colpirlo nemmeno una volta. Quell'Egiofone è così veloce che Leiesh non sa manco da dove iniziare. Guardate il lato positivo, nemmeno lui l'ha colpita. Non ti prendo a calci, solo perché siamo in una fabbrica di esplosivi. Sei troppo lenta, Leiesh. Ma com'è possibile? Tu hai solo teletrasporto e super longevità, come fai ad essere più veloce di me? Ai Leiesh, così mi deludi ulteriormente, devi sapere che tutti noi superumani abbiamo delle caratteristiche in comune. Ad esempio, i riflessi molto pronti, e una buona velocità, e anche la possibilità di respirare senza aria, potremo tranquillamente sopravvivere nello spazio. Questa cosa non la sapevo, ma è l'unica spiegazione. Ti sei divertita a distruggere i supercomputer che collegano la macchina di famiglia, ti dovresti vergognare, io mica vengo a casa tua a distruggere i tuoi beni di famiglia. Sì, peccato che la macchina di famiglia distruggerebbe la Terra. Ehi tu, ma mi spieghi perché cazzo stai dietro ad un pazzo che vuole solo distruggere e uccidere tutti senza motivo? Ehi bello, quando parli del maestro Ubika Tirar, devi cambiare il tuo registro linguistico. Tu non sai nulla di me, quando ero giovane. In Svizzera tutti mi vedevano come un mostro, poiché non invecchiavo mai, e per il poter teletrasportare oggetti, Ubika Tirar mi ha sempre apprezzato per quello che sono, io sarei pronto a morire per lui. Tu sei il tizio che ho teletrasportato fra l'altro, la prossima volta che osi mancare di rispetto ad Ubika Tirar, ti teletrasporterò direttamente nel regno degli inferi. Non osare toccarlo oppure ti ammazzo, lui è il mio fidanzato, e forse mi ha messa anche incinta. Cosa? Ma che cazzo dici, eppure hai preso la pillola? Ah, se lo tocco mi ammazzi? Va bene. Bastardo no. Da vicino siete ancora più brutti. Ora basta. Pugno di Zeus 80%. Non parlo o moriremo tutti. Cosa stavo per fare? Egiofon, che tu sia maledetto. Cavoli, per poco non hai ucciso i tuoi amici. Il pugno di Zeus è una delle tue mosse più potenti, peccato che per caricarlo la tua velocità viene diminuita drasticamente. Ubika Tirar aveva ragione, hai lo stesso difetto di tua madre. Muori figlio di puttana. Mi dispiace, ma già di recente dei rifiuti umani hanno provato a farmi fuori con un'arma da fuoco, questo trucchetto non funziona con me.
ma porca troia, ho preso due proiettili in due giorni. Adesso se non ti dispiace, ti teletrasporto in un bellissimo posto. Non lo farai. Oh cavolo! Oddio, dov'è finito quell'albanese di M. Davide? Volevo teletrasportarlo vicino alla bomba, che esploderà fra pochi minuti, ma a causa di Eliash, adesso non so dov'è finito. No aspetta, una bomba. Vi prego usciamo subito da qui. Sei solo uno schifoso egiofone. Dimmi se ti piace questo. Cosa, anche tu puoi creare sfere d'energia? Esattamente, anche se nel mio caso sono perfette per questo posto, non esplodono, ma teletrasportano ciò che toccano, pensa se ti teletrasportassi via il cuore, sarebbe una morte orrenda. Ah sì, mia madre mi aveva detto una cosa però. Ossia che non puoi teletrasportare esseri più potenti di te? Emma, prendi questo... Ah, non mi hai fatto niente. Emma. Oddio, ho visto una pia... Maledetti umani schifosi, meritate l'estinzione. Mi hai restituito i vestiti, è stato un po' imbarazzante ma ha funzionato, solo Pierpuzzi e Kiri hanno il diritto di vedermi nuda. Zitta, tu e tutti voi, non avete il diritto manco alla vita, è tempo di mostrarvi il vero potere di Egiofon. Oh cazzo, la terra. Cosa? Cos'è successo? Oddio. Presentatore Pierpuzzi. Cavoli, niente di grave, solo un po' di sangue e carne teletrasportata via. È proprio vero che le sfere sono molto deboli se lanciate da un'altra sfera. Io? Che razza di fidanzata sono? Se non riesco a difendere il mio che diamine? Non avresti dovuto. È stato un errore. Guardate Eliash. È diversa. Sembra davvero pericolosa. Per ciò che hai fatto, Egiofon, te la vedrai contro Eliash al 100%. Electric Art ti cancellerà da questo mondo. Voi uscite fuori. Finisco questo essere e vi raggiungo. Eliash, ma, fallo rivelerò cosa abbiamo fatto quella sera. Emma ragazzi, andiamo fuori. Il fatto che li hai lasciati andare significa che hai capito in che pericolo ti trovi. Esci fuori Egiofone. Non potrai nasconderti a lungo. Al 100% non credo di avere possibilità. Potrei anche andarmene via. Però potrebbe sopravvivere all'esplosione. Ubicatira mi ha detto che devo ucciderla. E non lo deluderò. Oh cavoli! Mi sa che non hai capito. Sei morto. Tu sei morta? Dicevi? A questo punto, non mi resta che... Vuoi teletrasportare una bomba qui per uccidere entrambi? Peccato che ora hai perso i tuoi poteri. Che diavolo dici? Il simbolo, che abbiamo noi superumani, in caso venisse separato dal resto del corpo, anche i poteri andrebbero persi. No. Nooo, non può finire così. Ora è tempo di finirti. Non voglio che rimanga nemmeno una cellula di te. Quindi, pugno di Zeus. 100%. Uccidimi pure Eliash, tanto sarà Ubicatirar a non far rimanere nulla di te. Egiofon, di le tue ultime parole. Vaffanculo troia di merda. Eliash. Si è sacrificata per noi. No, non l'accetto. Eliash non può essere morta. Ma che cazzo è successo? Presentatore, tu mi hai salvato la vita. Cosa? Ah sì certo, ma non c'è bisogno che mi ringrazi. Ma infatti non avevo la benché minima intenzione di farlo. Però, ti perdono per quella faccenda del pacco bomba di Riku. Ah, mi fa piacere. Oddio, guardate quella luce.
riecomi ragazzi. E lei Yesh, sapevo che non potevi essere morta. Amore, sei ancora viva. Cos'è successo a Dejofon? Dejofon è andato ad incontrare i miei genitori, di lui non resta più nulla, tranne una parte. Il suo braccio, dove vi è il simbolo del potere, possiamo usarlo per teletrasportarci sulla stazione spaziale di Ubicatira e distruggere il supercomputer centrale. E quindi salveremo la Terra. In poche parole, oggi abbiamo eliminato il braccio destro di Ubicatira e col braccio sinistro potremo raggiungere la sua stazione spaziale e fermarlo. Coraggio ragazzi, noi non perderemo l'oro. Esattamente, possiamo farcela. Preparati Ubicatira. Oggi è toccato al tuo assistente, domani toccherà a te. Pagherai per ciò che hai fatto ai miei genitori, per avermi rovinato la vita, ti farò fuori con tutta la mia rabbia. Mamma, papà, vi renderò fieri di me, e vi farò giustizia.